Allenatori, ci siamo. Demetra ci sta attendendo. Dietro quel barco ci attende una ragazza che ci farà dannare in questo episodio. Siamo sempre qui, insieme ai miei boys, su Pokémon Diamante e Perla, Randomizer Max Lock. Eccoci qui, siete carichi? Yeah! Sì. Allora, ci siamo un po' allenati Pokémon, di poco. Poi che abbiamo fatto? Abbiamo battuto i restanti allenatori su questo percorso e quindi siamo pronti. Prima di farvi vedere una cosa importante del mio team, però, vi invito a lasciare un mi piace per la serie che esce ogni lunedì e ogni giovedì alle 14.30. Mi raccomando, allenatori, massimo supporto. Tra l'altro, non vorrei dire, ma a breve questa serie verrà stoppata. Sapete che esce il nuovo DLC di Pokémon Spada e Scudo, le terre innevate della corona, e quindi per un periodo non la registreremo. Ma tempo una settimana e tornerà subito. Allora, siete pronti voi? Carichissimi? Yes, yes, assolutamente. Yes. Entriamo e facciamo. Allora, ho catturato Weavile, l'ho allenato un po', vi volevo far vedere l'abilità. Che insomma non ve l'avevo mostrato nel precedente episodio, che è Belen Punto, tutto qua. E per il resto abbiamo allenato anche gli altri. Ragazzi, ci siete? Sì, sì, siete sì. Siete carichi? Sì, vai, vai. Sì, sì, sono davanti all'ingresso. Io pregherò per voi. Per voi. Entro. Entriamo. Demetra, eccola okay. Qui. La cosa difficile saranno le lotte in doppio e anche le catture. Oh mio Dio, sì, saranno toste. A meno che qualcuno non usa un super repellente. Ce l'ho da qualche parte? Possiamo usare dei repellenti, Freak. Io li ho presi. Non so se tu sei stato altrettanto scaltro, però. Li ho presi. Non so se fare prima la cattura e poi usarli, oppure arrivare alla fine, uscire. Ah, ok. Il primo strumento del bosco è un super repellente, quindi... Bene. Perfetto. Ah, non male. Allora, nice. Possiamo saltare gli allenatori. Questo lo possiamo sempre fare. Però, nel dubbio, sfidateli. Adesso c'è una lotta obbligatoria in doppio qua, quindi... In doppio. Io... Sì. Oh, sì, sì. Ho paura di mandare i miei Pokémon più deboli, però devo mandarli per forza. Andiamo! Ma è che non sai mai qual è il più debole, perché magari è forte come Pokémon, ma è poco efficace o... Però hanno Pokémon più forti del mio Vulpix, quindi devo stare attento. Vediamo un po'. Che è successo? Swampert da me. Rapidash e Zubat. E vabbè, però, dai! Lei ha Sharpedo, usa Idrondata, shotta tutti, non posso catturare nessuno. E Demetra Wishmur. Bene. Wishmur il tuo? Madonna. Da me è Bastiodon. Madonna. Ok, quindi Freak Bastiodon, Wishmur per Tonks, Frozen chi ha accompagnato? Io ho, vabbè, Demetra ha Sharpedo e ho trovato come primi Pokémon okay. Poliwag e Rotom, ma non ho catturato niente perché you know. Però ho trovato Cleffa nell'erba insieme. Giudizio di Jigglypuff, no. No, perché? Sì. Perché? Judgment. Ok. Ok. Ah, aspetta, anche Wishmur ha giudizio. Giudizio? E Demetra ha giudizio come mossa. No, vabbè, raga, ho trovato pietrafoglia, posso evolvere. Oh! No, vabbè! Posso fare evolvere. Fai. Vado. Vai. Comunque, raga, il mio c'ha Cloyster e vabbè, è una ragazza che sì. vai. Tonks. Ok, stai evolvendo. Vediamo. Sentiamo. Chi è? È Cicorita. Si è voluto in Cicorita. Adesso no, si rievolve allora. Perché è più del 16, no? Sì, fa un livello e si dovrebbe rievolvere. Però fa ridere perché comunque le mosse erba sono rimaste. Certo. Quindi posso usarlo. Sì, sì. Bravo. Tocco. Grazie. Beh, poi Cicorita lo volevi anche, l'avevi detto. Sì, insomma, volevo proprio un sacco da box in squadra. Demetra da me sta facendo da 4 turni lucidatura. Cioè, c'è questo Bastiodon che è tipo lucidissimo. Si illumina di immenso. Esatto. Sì. No, io con vento gelato, raga, vado una bellezza perché colpisce entrambi, quindi bellissimo. Peccato che è una mossa speciale su un fisico che, vabbè, amen. Ok, Cloyster c'ha anche Demon Bacio. Mua. Io vento gelato e gelo raggio. Facciamo queste mosse qua. Tra me e Cloyster va bene così. Raga, io ancora non ho fatto la cattura, però. No, neanche cioè, io. Devo vedere nell'erba. Ho già battuto i primi due. Io sto affrontando l'ultimo dei primi lottando. Due. Ok. Mi raccomando, raga, perché massima concentrazione, che è un attimo che vi spacca. Sì. E vi ricordo che Demetra vi cura, però, ogni fine battaglia. Quindi almeno è vero, una cosa positiva. È vero.
Sì, sta cosa è rottissima. Se ci vogliamo allenare qua dentro. Sì. Però dobbiamo farlo prima di uscire, perché appena usciamo Demetra non ci sarà più. Sì, sì. Infatti sto sfruttando l'occasione per far fuori magari qualche Feraligatr in più, perché a quanto pare Feraligatr, come dicevamo da bambini, Feraligatr. Che secondo me l'hanno fatto perché non avevano spazio. Io Pietra Focaia invece ho trovato Toxic Sfera. Perfetto, avvelenare i miei stessi Pokémon. Sì, secondo me la dovresti usare. La faccio dopo. La dopo? Ok, allora usa repellenti, quello che è. Io però posso affrontare gli allenatori individualmente, senza fare lotta in doppio, perché si può fare. Ma se tu fai la lotta in doppio, puoi scegliere uno e l'altro Pokémon, giusto? Puoi scegliere solo il primo Pokémon che manda in campo. No. Aspetta. Intendi... Solo? Se non c'è Demetra? Se non c'è Demetra, è il primo e il secondo, sì. Puoi sceglierlo o il primo o il secondo? No, puoi scegliere solo quello che sta primo. Aspetta. E qual è? Una a destra o quella a sinistra? Ci stiamo confondendo, mi sa. Tu intendi senza Demetra o con Demetra? Con Demetra. Con Demetra è il primo Pokémon che hai, quindi il Pokémon a sinistra. Sì, ma il contro. Quali posso catturare? Quello che vuoi scegli tu. Sono... Ok. Sono così confuso da colpirmi da solo. Ok. Vai, un altro titolo. Tonks ha sbagliato. Tonks è così confuso da colpirsi da solo. Mi sono confuso. Chiedo scusa, dai. Adesso sarò più concentrato. Chiedo scudo. Oh, vigor colpo. Basta, io ragazzi mi arrendo. Stop. Oddio, Cloyster shottatissimo quasi. Mi ha portato a 2 punti vita Vulpix con un vigor colpo che non era molto efficace. Attenzione, perché stava per perderlo, Stava per perderlo. Stavo per perderlo anch'io, quindi... Contro un Nuzleaf. Umbreon che mi fa ultimo canto. Perché? Cosa mi stai dicendo? Umbreon con due ultimo canto, bellissimo. Fire Punch. A me ha mandato Jolteon. Buono. Tu hai Umbreon, io Jolteon. E Cloyster morto. Dai. Cloyster è morto. Il secondo Pokémon quali sarà? Sempre se ha un secondo Pokémon Demetra. No, non ce l'ha. Ce l'ha solo uno. Solo uno? Sì. Oh, oh. Perché in Diamante e Perla dovrebbe avere Blissey che vi cura, in effetti, ma qui no. Ok. Cioè, ma io devo lottare da solo? Sì. Adesso. Sì, questo è il problema del Bosco e Popoli. Ma no, quando la battaglia finisce recupera anche il Pokémon suo, eh. Ehi, vibrava, adesso non più. Attenzione, sì, dai, basta. Allora, Drapion e Gorbis contro Weavile. Poverino questo Pokémon, vabbè. Speriamo che non muoia. Aia. Che questo Umbro non abbia qualche abilità che non mi faccia switchare. Appena inizierò a switchare. Raga, Freak silenzioso non mi piace. O sta perdendo tutti i Pokémon. No, tranquillo. Qua tutto ok, tutto regolare. Regolare, si nasconde tipo le cose in tasca intanto. Sì. Che bello Drapion con cambio colore. Ogni volta cambia tipo sto Pokémon. Mm-hmm. Poi continua a fare tipo l'attacco sale di molto. Cioè, sta diventando una bestia questo Drapion, cioè. Lo faccio fuori. Rip. Ti faccio fuori. Ok, Drapion è morto. Oh, ho una paura immensa di usare calci in volo di Blaziken, perché ho paura che caschi e si distrugga completamente. Cicorita, quindi adesso si evolve. Dai, che si evolve? Vediamo. Double Evolution. Vai, sono curiosissimo. Vai. Ma anch'io. Cioè, sì. Una volta che ne fai evolvere uno, si innesta questa catena infinita. Vabbè, diventa Feraligatr. Cosa? È diventato Feraligatr? No, bellissimo. C'è due Feraligatr adesso. Ma ce ne sì, due. È diventato Feraligatr. Ma per la regola non puoi avere Pokémon uguali nel team, quindi uno lo devi lasciare. Hai perso un Pokémon. Ma io non l'ho catturato l'altra volta. Ah, ok, allora può. Ah, no, sarebbe stato epico. Cioè, ragazzi, sarebbe stato devastante. Perdere un Pokémon così era un avrei annullato meno... l'evoluzione, sì, te lo dico. Era una monetina meno uno quella, Ma tra l'altro mi trovo un Feraligatr con siccità, mossa erba e buio. Boh. Cioè, non so che strada prendere, raga. Sto davanti e... Ci dovrebbe essere il villone qua, se non sbaglio, poi. Sì. L'antico Shetio. Sì. Vabbè, io, ragazzi, devo fare la prima cattura. Vediamo chi è. Posso scegliere tutte e due, Sì, puoi scegliere uno dei due, no. Sì. Arbok e Kecleon. Arbok che? Kecleon. Ma Masquerain. Chi prendo? Arbok prendo, mi sa. Kecleon mi fa un po' schifo. Ma se Demetra mi shotta il Pokémon che voglio catturare? Quello è il problema. Io infatti sono arrivato alla fine, Demetra se n'è andata e adesso proverò la cattura.
No, perché io ho fatto così soltanto perché volevo avere due chance, però insomma... Esatto, eh sì, pro e contro. Sì. Pro e contro. Va bene, dai, ci provo. No, Nero Pulsar, Masquerade. Nero Pulsar è speciale, mi sa. Sì, sì, è speciale. Mm-hmm. Aspetta, stai imparando tutte le mosse speciali su un Weavile? È vero. Levo inseguimento. No, anzi, inseguimento no. È fisica. No, aspetta, è fisico. Provocazione, tuo... levo, mi sa. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Ragazzi, ho trovato Cloyster Selvatico. Ah, bello. Ecco, è quello che ha lasciato Demeter. Esatto, l'ha lasciato qua. Oh, se Cloyster mi shot Arbok con gelo raggio, fermo, no. Ok, me l'ha lasciato a vita rossa, grazie. Oh, te l'ha indebolito abbastanza. Quando il Pokémon fa sub, io non posso lanciare la Pokéball, no. Giusto? No, fosse belle, eh? Damn it. Fosse belle, eh? Sei provato. No, è uscito Arbok. Mo se me lo shotta io mi arrabbio. Puoi anche colpire Arbok, Demetra. Carino. Colpisci il Pokémon di Demetra così tu puoi catturare il Pokémon. No, lo dovevo uccidere prima quel dannato Cloyster. Non si colpisce Demetra, non si colpiscono. Raga, ho una domanda per voi. Vai. Io volevo ucciderla. È una serissima domanda per voi. A livello grafico di tutti i giochi prima di X e Y, qual è il vostro preferito? È il vostro stile preferito? Non vale tu. Tu sei di parte, non vale. A livello grafico non ne ho idea. Io non so perché a casissimo se ne esce queste domande. Anche l'altra volta, no? Qual è il vostro starter preferito? Non ha mai ricevuto risposta. Anche di voi perché non avete risposta a Frozen. Frozen con la lacrimuccia durante il video. Scammato. Non mi ricordo tale cosa che stai narrando tu. Comunque Tartwig, bro. Sì, avete evitato la domanda semplicemente per non causare flame. Bravi, bravi. Però adesso la risposta me l'ha data. Freak me l'ha data. Per nostalgia, Smeraldo, Zaffiro e Rubino, ma... dovessi essere serio, probabilmente anche io direi... Ma forse bianco e nero, sai? Non ho visto il Pokémon che dovevo cambiare. Federic, vedi? Loro mi hanno risposto perché sono persone in gamba. Sto pisciando. Bro, mi hai distratto, eh? Eviterò di dire era? Qualcosa riguardo. Ogni volta se ne esce un qualcosa... La prossima volta tipo, raga, ma che... Un attimo, ragazzi, tutti fermi. Domandona della vita. Cosa abbiamo mangiato oggi a pranzo? Boh, effettivamente ve lo potrei chiedere, però Federic so già che mi risponde. O carbonara, o lasagne. Sì, va bene, che mangia sempre quello. Ogni giorno. Sì, ogni giorno. Allora, io ragazzi ho finito il bosco, che famo? Puoi andare a prendere un po' di strumenti ad Evopoli e puoi fare anche altre due catture, mio caro. Due. Ok. Quindi 205 non faccio cattura. Non puoi avanti. Ancora, quindi no. Ok. E siamo qui arrivati ai Evopoli. A Evopoli, ma possiamo fare la palestra già? Fai 3, 2, 1, via e parti. Così sei già avanti. E non ci possiamo farlo. Se... Esatto, dovevamo fare il 3, 2, 1 all'inizio. Quindi non sì. Vale. Però sono catture extra e almeno ti alleni un po' i Pokémon nel percorso a destra di Evopoli. Quindi comunque c'è qualcosa. Va bene. Allora andiamo al percorso a destra di Evopoli. Facciamo la cattura là, signori, ok? Perché così non perdiamo tempo e ci portiamo già avanti. Sì. Io tanto ho beccato Camilla qui che mi ha offerto di farmi un pranzetto con lei. Quindi ciao, a dopo, raga. Ragazzi, Cloyster non vuole proprio essere catturato. Cioè... Sto utilizzando tutte le Pokéball. A quanta vita è, più o meno, indicativamente? È poco più della rossa. Scendilo alla rossa, trust me. Perché Freak non stai usando la Pokéball giusta. Vero. Eh sì. Dai, capito. Che Pokéball stai usando? Eh sì, io l'ho capita, però era un po'... No. Perché Tonks mi rompe tutto? Me l'ha rotta Tonks, niente. Cosa? Ti ha rotto la battuta. Io sto messo male contro questo Exeggutor. Va bene, insegno taglio a Cubone, che è l'unica cosa che sa fare, tagliare i rapporti con la famiglia. Oh, no! Questo è dissing. Che bella battuta. Potrei avere un po' di problemi contro questo Exeggutor, perché c'ha psicotaglio e non posso mandare Blaziken. Allora, l'albero si può battere con taglio, solo che non puoi tagliarlo. Ah, controllo subito. Però vi ricordo un'altra cosa, che possiamo fare una cattura poi nella villa. Okay. Sì. Però sì, bisogna prima battere cosa. C'è anche la Minor Ball e cose così, ma... Cioè, ragazzi... La Minor Ball è buona, in realtà. Ma i soldi in questo gioco che fine hanno fatto? Perdonatemi. Li ho preso con giorno paga. Cioè... Ragazzi, io non posso prendere Cloyster perché mi ha fatto finire tipo 6 Pokéball e... Sì, ma chi è che stava morendo? Ah, scusate, sto morendo io in questo periodo, è normale. Ma qualcuno stava tipo morendo tantissimo. Sì, di mal di gola, chiedo scusa, non lo farò più. Come? Se ti serve... Cioè, non voglio farti morire, certo. No, scialla. Vado a fare la cattura nel percorso a est, va? Ma sì, utilizzo pure la Scuro Ball. Dai, sei nel bosco, tecnicamente funziona.
E invece no, è uscito subito. E invece no, Ho utilizzato tutte le Pokéball, è incredibile. Secondo me il team... Sì, proprio tutte. Il team Diamante ha modificato il mio gioco. Per renderlo più difficile. Nemmeno un po'. Bon, ragazzi, prima cattura nel percorso 211. Federic è un Tentacruel. Tentacruel. Ok, io ho finito i Pokéball intanto. Ma si può! Si può Tentacruel, Dio santo. Ci faccio con Tentacruel. Ah, oddio. Buon typing. Non è male. Ok, io faccio la cattura nel bosco dei popoli, perché adesso Demetra se n'è andata, quindi sono da solo. Vai, chi è? Ah, ho usato il repellente. Va bene, perfetto. Allora, percorso 211, est di Evopoli, prendiamo un Pokémon. Io ho catturato adesso Tentacruel, prima ball, perfetto. E a me è apparso un Pelipper, che non è male come Pokémon Pelipper. Chiamo Tentacolo, boh, non lo so. Lo chiamo Tentacolo? Ok. Tonksacruel. Tonksacruel? Vai. Ormai, sto meme... Ho incontrato Camilla. Ha davvero usato rimbalzo. Ma siamo seri. Va bene. Che mi sa che non la vedrò mai se continuo così. Con tutti questi Pokémon selvatici. Ecco, ovviamente. Ultimo box. Proprio ultimo pixel. MN01. Che cos'è? Taglio. Ah, MN. Scusa, avevo capito MT. Non ho capito perché. Lo sapevo che mi paralizzava. Quanto lo sapevo che mi paralizzava. Tonks ha sbagliato di nuovo, non sapendo l'M. No, avevo sentito un'altra cosa. Non muovo. Tonks ha sbagliato di nuovo nel titolo. Sì. No, Tonks sbaglia di continuo, a quanto pare. Prossimo episodio, Tonks le azzecca tutte. Me lo sento, Tonks. Prossimo episodio, riprendiamo il lead di quest. Stavo andando nel percorso 211 per la cattura senza aver comprato nessuna Pokémon. Sta attento. Mi voglio male. Effettivamente al 205 possiamo catturare. No. 205 ancora no, perché serve la bicicletta, ma anche se ce l'hai non puoi fare la cattura, ok? Perché devi usare taglio, quindi non puoi. Che buono sto Medusa, c'ha fiale punte. Fiale punte e c'ha un'abilità che è il Pokémon è protetto dai brutti colpi. Guscio scudo, bellino questo. È buono, questo, sì. Pelipper è catturato. Come lo chiamo? Come lo chiamo, bro? Come quello di Mystery Dungeon. Cioè? Pelipper. Calippo. Calippo? Oddio, Calippo è adorabile. Ma non è ghiaccio. Vabbè, Calippo sì, dai. Io ho trovato un Gastrodon. Anzi, lo chiamo Caloppo. Raga, io ho ottenuto il condivisore esperienza. Davvero? Ma che se... Ma... Sì. Ma non ci credo. Hai... Sì. Ah, forse devi al solo... barco della bicicletta. Ok. Mi sono incontrato i Pokémon. Ne ho incontrati 96. Ok, cioè... allora sono poco intelligente io. Vi spiego. Ha sbagliato un'altra volta. Ero sicuro che bisognasse catturare 40 Pokémon. Forse male, mi sono confuso, ragazzi, da rosso fuoco e verde foglia. Ecco perché. Tonks si sbaglia di nuovo. Mi fa troppo ridere questa cosa, ragazzi. Scusa, non ce la posso fare. Allora, aspetta, vado a prendere anche io il codice di esperienza. Perché ora che ne abbiamo la possibilità di prenderlo. No, non monetina in meno per Tonks. Come? Basta, hai sbagliato troppe volte. Da un bel po' che non gioco a Diamante e Perla, quindi non... Allora, comunque, condivisione esperienza. Se io lo do a Weavile, ma lo dà a tutto il team? No. A chi lo dai prende esperienza? Sì, ah, non è a chi lo dai prende esperienza. Giochi. Questo è il vecchio condivisione esperienza. Ho incontrato 118 Pokémon io, quindi sto a posto. Questi giochi non sono più come quelli di una volta. Okay. Ma quindi la buttiamo lì. Vado a fare la cattura al 211. Sì. Io intanto vado a prendere uno strumento che è una lastra rugo. Ho trovato 4 lastre. 3 lastre. Non male, Monferno. Non male. Quello è Monferno, no? Io c'ho Vulpix. Oddio, ragazzi, questo Gastrodon mi fa osso raffico ogni volta ed è un... Oh mio Dio, ho 14 punti vita. Oh mio Dio, ne ho 8, basta! Ok. Allora, rifornimento di strumenti e vado a fare la cattura. Vediamo un po' che cosa esce. Dai, io voglio vedere... Quindi tu è ufficiale, c'hai un Feraligatr nel team. Sì, la mia bestia. Ma quindi, grafica preferita? Abbiamo detto... Ancora. Quella di Skyrim. Ah, no. Ok, ci sono meno. Non male, non male. Oma. Oma chi? Omar? Oma chi? Omar il distruttore. Chi lo dici? Omar. Oddio, no. Tox. Omar Osola. Raga, io sto cercando di andare avanti, però verso i 30 minuti stoppiamo, perché poi c'è il Monte Corona. Volendo già possiamo farla, anche se nel Monte Corona possiamo sfruttare più avanti la cattura in vero. Alto. Se aspettiamo e prendiamo repellenti possiamo fare la cattura in alto, che ha Pokémon di livello molto più alto, quindi... Sì, effettivamente è molto più interessante. Sì. Però allo stesso tempo... Devi usare repellenti ogni volta che entra Monte Corona. Eh sì,
Cioè, te le devi ricordare. Vabbè, se esce, esce. Se non esce, non esce. Io adesso non vado al Monte Corona. Quanti quindi ne hai persi? No, io non sto perdendo nessuno, fortunatamente, al momento. Al momento. Okay. Però, cioè, veramente le mie Pokéball sono farlocche. Cioè, le hanno importate dalla Cina. Non lo so. Le mie sono premium, a quanto pare, visto che catturo tutto con Pokéball. Importate dalla Cina. Cosa? Ma non vanno. Sono dei fake toys. Ho capito. Ma sì. Faccio la cattura nel percorso 200. Finalmente qualcosa. È andato. 211, vai, cattura. Stava morendo di nuovo, non sbaglio. E mi è uscito. Mi è uscito Totodile. Se riesco a catturarlo, c'ho Totodile. Dai. Tonks bello. In questa serie o sbaglia o muore in qualche modo. Muore o sbaglia, Tonks. Ok, non mandarlo a campare contro Cospiro. E intanto, per adesso la monetina se l'è presa lui. È vero. Zitto, zitto. In realtà è una strategia. Zitto, zitto. Brutto colpo. Prossimo episodio. Okay. Voglio vedere chi lo ottiene. Secondo me è Freik. Beh, me l'ha gufata tantissimo. No, ma non è vero. E pensare che per essere più veloce avevo levato anche le animazioni alle mosse. Aspetta, sei serio? No. Serissimo? Sei serio? Vabbè, si può fare, però... No, non è vero. Ah, ok, fatto, ok. Volevo soltanto farvi impanicare. Ci hai triggerati un po', tipo... però vabbè. Ho catturato Tonks. Già stava lì a chiamare l'avvocato per prendere la prima monetina indietro. Stava già lì. Esatto. Sì, esatto, esatto. Raga, un soprannome per Gastrodon? Gastrodon? Gastrotonks. Gastrotonks. io invece Totodile come lo chiamo? Tonksodile? Vabbè. Dai, Gastrotonks. È perfetto. Sì, è perfetto. Sì, se ci entra. Gastrotonks. Gassator, Onox. C'entra perfetto. Mist, perfetto, Goober, perfetto. Triton, Slughorn, Merag, Gastropub, Gastronomy, Zoey, no, Sapporo. Ti prego, dimmi che non lo stai vedendo su Nameraiter. Sì. Ma perché stai cercando i nomi online? Cioè? Gassi, Arthur, Caldo, Gastrotonks, ragazzi, bellissimo. Gastrotonks. Intanto... Ragazzi, quando c'entra è perfetto. Cioè, sì. Bisogna metterlo. Bro? Sì. Totodile, come lo chiamo? Frotodile. Frotodile, ok. Anzi, Brotodile. 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 Ma poi si evolve e cambia. Vabbè, poi non è un problema. Non vabbè, capito, io un fraligator che si chiama Pinocchia, non fa nulla. Come si scrive bro? Ok, con la R. Perché tanto c'era Federica che mi ha detto, no, ma tanto non si evolve, cioè, non riesci a trovarla, la pietrafoglia. Che culo, che culo. E tu, ma hai se detto, tu hai trovato la focaglia. Ma tu mi hai detto, non lo evolverò mai, perché sarà fortissimo, arriverò alla Liga con Nuzleaf. È fortissimo. Ma poi adesso come si chiama quel Pokémon? Perdonami. Sempre Pinocchia. Quindi fra Ligator adesso è Pinocchia. Ed è maschio, ed è maschio. Quello è il ragionamento che diceva Freak nell'altro episodio. Ah no, aspetta, cioè, è vero, che... perché può cambiare... È vero, cambia, è vero, perché, ok. Esatto. Se vuoi ti do la spiegazione tecnica del perché ha cambiato sesso, però non voglio dirtelo. Perché ci sono dei Pokémon che sono solamente maschio, femmina. Esatto, no, che hanno percentuali diverse. Succede anche con Azuril, che è 75% maschio e 25% femmina. Ma Meryl è 50-50, quindi alcune... No, al contrario. Vabbè, non importa. Fede, quindi il Condividi Expo dov'è che l'hai trovato? Al barco sotto dei popoli, a sud. Sud. Ma come strumento casuale? Devi oltrepassare... No, no, c'è il lo scienziato. No, io ma non io lo, a caso sono andato là, è a casissimo. Hai fatto bene. Vedere cosa c'era. Comunque, raga, io sto per entrare nel Monte Corona. Cioè, ah, già fai la cattura? Ma la vuoi fare? No, non la faccio, sto fermo. Ah, ok, comunque... perché siamo a 29, 28 io. Ok, domandina, dopo aver battuto la palestra di Evopoli, no? Mm-hmm. Andiamo avanti, ma ci dovrebbe essere, se non sbaglio, un'altra... Un altro... Cioè, Giovia... Ma Giovia sta attaccata, dobbiamo fare lo stesso episodio, lo sai? Oh mio Dio, sono doppie medaglie... Oh mio Dio, domani doppia sarà... moneta, sarà una corsa, cioè, assurda! Dobbiamo rushare in una maniera pazzesca per ottenere due monete nello stesso episodio. Cioè, tu immagina che corsa dobbiamo fare? Vabbè, se fa, cioè, vai! Non adesso, fa. E sarà bellissimo. Sì. Ragazzi, allora, mi raccomando, lasciate un like, un commento, iscrivetevi ai canali di tutti. E noi ci vediamo al prossimo episodio dove otterremo doppia moneta per la prima volta. Quindi sarà veramente un episodio di suspense assurda. Sì, sì. E vi ricordo, trovate tutto in descrizione. Ci vediamo il giovedì e lunedì alle 14.30. Molto importante, non so se questo sarà l'ultimo episodio o il prossimo. Penso che sarà l'ultimo o il prossimo. O ce ne abbiamo altri due, perché adesso... 23 ottobre sarebbe, giusto? Esce il 23? No, ok, allora abbiamo proprio altri due episodi, sì, prima, sì, del DLC, okay. Quindi ce la facciamo, sì, benissimo. Sì, sì. E raga, che dite? Avete fatto? Vi serve, sì, altro tempo? No, io ho fatto. No, fatto tutto, sono al market adesso. Ok. Quindi. Ok, e ci vediamo nel prossimo.
Vediamo un po' che succede. Hype al massimo, raga. Hype al massimo. Ciao, prossimo video. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bah.